Soprattutto. Ma che così. Faccino che c'hai oggi, Davide? Dici? A proposito di omosessualità. C'è un bel faccino hai oggi. Hai bevuto latte caldo? Peruviano però. Beh, buono. Buono il latte peruviano. Sì, sì, sì. Cioè, ma vi rendete, ma bisogna commentarla sta cosa? Urge. Ci abbiamo un link apposta. Mamma mia, io non c'ho parole. Guarda, pensavo di non risentire queste cose... perché sembra un salto nel passato, sì. Ecco. Marco stava tutto irrigidito. Poverino, tutto... ma Marco non lo so, cioè era solamente tra lui e lui e faceva no vabbè no oh no tutto, capito, che non poteva, che non accettava la realtà, senza parole, ragazzi. Ma come sentiste cose del 21 ma infatti mi sono sorpreso, ma pure io insulto. Ci arriveremo, ma prima un link. Non è un duro Sme. Cerbero non è un duro Sme, hai capito? Cerbero è un broccolo, che è diverso Sme, è un broccolo. A tre teste. È un broccolo passivo ignorante. Broccolo passivo ignorante Sme, ricordatelo, ok? Cerbero... perché passivo è un insulto, cioè? Ma boh, per lui, ma infatti noi bisogna vedere come viene configurato il tutto all'interno della sua testa. Hai posto una bellissima domanda, Davide. A parte che poi si può essere passivi in tanti modi. Cioè, quando ti fanno un bel bungee slough e stai lì tutto rilasciato, sono super passivo. Spento. No, ma magari anche passivo fosse. Pure nelle cose. Cioè uno che magari lascia un po' andare. Quello magari non è positivo, effettivamente. Effettivamente, forse si riferisce a quello. Io credo che nella sua mente girino costantemente scene di sesso omosessuale. Quindi dici, gli scappano queste frasi. Continua a riferire, sempre a rimandare il discorso a sesso omosessuale. Pensa alla sborra costantemente, a venire in faccia. Il latte peruviano. Agli altri uomini, è vero in effetti. E perché sta sempre a pensare al sesso omosessuale? Non lo so. Non c'è nulla di male. Non c'è nulla di male. Nella sua testa... Se lui gli piace il latte. No, quello sì. Porra. Chi se guarda, guarda, no, secondo me... Scemo qua, guardate un po', ma porco, ma sono davvero dei coglioni questi. Ma è l'intro. La reaction col cellulare è bellissimo. Era l'intro dei clip rettiliani. Immagine vecchia, cavolo. Questa è le IRL. Cioè questo qua. Le IRL dentro casa, però. Le IRL. Stai lì e giri. Puraccio. Ma raga, questa gente fa schifo, raga. Con tutto il rispetto, ma fa cagare, raga. Ovviamente, magari... cioè, a chi piace, ma raga, fa schifo. È successa una cosa curiosa. In quel di Sanremo. E tanto è sempre così. Il giorno che riguarda il nostro mondo, che riguarda il nostro mondo. Sta accadendo ora, no? Allora, c'è un streamer, qualcuno me l'ha definito un epigono di Dona Lee. E già che tra l'altro mi definiscono un epigono, è anche un insulto, perché qualcuno, ma secondo me lui, specifica che parli del content e non della persona. E si parla del content. Vabbè raga, ma posso anche parlare della persona? Intanto io vi dico la mia. Guardate un po', ma davvero raga, ma questo personaggio vi sembra un ragazzo etero? A me sembra un ragazzo strano. Ma ragazzi, ricordatevi, domanda, è un ragazzo un po' particolare. Ricordatevi tutta la dinamica ovviamente della proiezione. Pensate adesso che qualcun altro stia dicendo queste cose, secondo me sono un po' più applicabili a lui. Un po' più applicabile a lui, mi sembra metrosessuale, sono insicurezze sue a mio avviso. Ma che gente pensi questo di lui? Ma infatti è pure un po' curioso che diciamo insulti o cose che dovrebbero sminuire sono tutte quante legate al sesso. Mi dà l'idea proprio del sesso tipo gay. Mi dà proprio l'idea del tipo col pene intorpidito. Vabbè, c'è presente? Ognuno ha i suoi demoni, giallo. Cioè, avrà bisogno, gli farà manca a far pipì, avrà bisogno di qualcuno che succhia e sputa, che te devo dire? Ma sì. Questi saranno cavoli suoi. I nostri demoni si tramutano in insulti. Quando ci arrabbiamo. Io vi dico la mia. Guardate un po'. Ma davvero, raga, ma questo personaggio vi sembra un ragazzo etero? A me sembra un ragazzo strano. Un broccolo. Poi parete che l'omosessualità è associata alla stranezza. È assurdo. Passivo che vuole pinga, raga. Non lo so, raga, guardate un po'. Cazzo. Andiamo bene. Io non lo so, raga. Vabbè, Poi, che tra l'altro c'ha nel naso. Veronica Maia a casa Sanremo e lo sbattono qui. Ah sì, vabbè, premessa, questo magari non l'avete, diciamo, identificato con gli occhiali. È lo stesso ragazzo cacciato là da casa Sanremo per aver detto Maiala a Veronica Maia. Guardate un po' quella... Oddio.
greve, un anello, quell'anellino che ha sul naso, ma proprio guardate che faccino, è uno che vuole Tinder, là. Non lo so, mi dà vuole Tinder. Anch'io avevo capito Tinder, vuole Tinder, pinga. La pinga. Mi dà quella verga che nel cervello, è uno che vuole, non lo so, una pinga nella bocca, raga, vuole è un country boots, tipo, sai quei video? No. Lui mi prende la foto con Davide. Ma quello è il sequel. Non lo so, un country boots. Sì, sì, avrà proseguito qualche piattaforma apposita. Quello solo per i miei OnlyFans. Per gli abbonati. Leva gli abbonati. La mano e metti un'altra cosa. Il pisellino ci mette. È uguale. Ecco, Dudita, si mette là. Quello che lui vorrebbe fare, secondo me lui è attratto da Davide. Cioè, l'ha fatto teorico, è platonico, però alla fine è solo... A livello di parlato, no, ma io apprezzo. Diciamo che mi piacciono quelli belli, quindi lui è senza speranza. No, però, beh, internamente vuole il latte peruviano. Guardate un po' che faccino, guardate. Allora, se gli mettiamo una bella parrucchina, ma mi sa di proprio di un broccolo. E tra l'altro, anche bello. Ce l'abbiamo la parrucchina, eh? Ecco, un broccolo bianco. Ecco il broccolo. Un broccolo bianco col faccino, c'è stato un puttino, con l'anellino, guarda che puttino. È pronto per ricevere il latte peruviano. Me paro mi nonna. Guardate un po' come guarda, mi sa di uno che sta aspettando il latte addosso, mi dà quell'impressione, non so, guardate un po'. Oh sì, schizzami. Mamma mia, che schifo, che schifoso, che schifoso. Ma... Vabbè dai, oh, adesso gusti. Ma che film si fa? Che schifoso. Comunque c'ha ragione Marco, è palesemente un camp trip. Io cioè, giuro, l'ho detto a Peller che non l'avevo visto, sì. Dai primi pochi secondi. Vabbè, cioè, però ora è stupendo. Vabbè, comunque verrà aggiunto alla lista che daremo ai nostri bodyguard come esatto. Persone da dove strattona via se ci vengono a cagare il cazzo. Guarda, bello mio, non stiamo mica a Sanremo, eh. Noi abbiamo i gorilla che ti strappano via. Oh sì, schizzami. Mi sembra che stia dicendo quello, raga, non lo so, raga. Quello che vorrebbe, quello che sta accadendo nella sua mente, si sta immaginando questa cosa ed è sembra anche contento di questo pensiero. Vabbè, dai, vuole rendere così, fatto, diciamo, gli vuole mettere un po' di schiuma bianca. Vabbè, una pippetta sarà fatta. Sì, secondo me con l'utitina ci si è messo, si è messo l'ATTT. Utilizza la mia immagine come meglio credi. L'ha proprio detto, è quello che mi sta dicendo nella mia mente, cioè... Palese di così. Pippe time. Mo che ti sei messa la parrucca, gli hai coronato un sogno, Davide. Per me sta sborrando ovunque. Esatto. Perché magari dici, cioè nel senso con la parrucca mi sembra meno, mi sento meno gay. Mm-hmm. Se mo scopo o certo. Se invece seguo sopra. Ah, perfettamente senso. Mm-hmm. Ma poi stiamo nel 2023, ragazzi. Cioè, no, ma infatti però è suo. Veramente ancora senti ste cose. Mm-hmm. Madonna, sa. Ma che bello. Guardate un po', sembra una donna, raga. Manca una parrucchina. Ed è una donna che in cerca di attenzione, in cerca di cazzo, mi sembra, eh? Cazzo. Mamma mia, pure offende anche le donne. Ha già fatto. Ecco, già inizia con le frecciatine dicendo è una persona rispettabile, no? Ma come? Che frecciatina è? Me lo penso veramente. Oh, a Peruvia, ma che vuoi? Oh. Io ho detto rispettabile. Che te do di stronzo? Perdona. Rispettabile è un'offesa. Da quando lo vanno in qua? Con le frecciatine. Guardate un po', però lui mi sembra, non lo so, raga, mi dà l'impressione di uno. Attenzione, qua l'analisi l'avevo già messa per ridere, non so perché abbiamo anche su Simone. Avevo messa per ridere perché ho visto l'espressione di Simone che cambiava come stava capendo che mo avrebbe iniziato con lui. Hai fatto un cambio di espressione, sì. Sì, ma palese. Io sto messo non l'ho visto, quindi sono. No, ma no, non ho visto un'espressione di terrore, ho visto un'espressione tipo. Di curiosità. Tipo. Che aspettavi come per schioppargli addosso? Non so se ho sentito. Mi pare Gianluca, io. Dai, su, vediamo. Schioppargli addosso. Vediamo un po'. Vediamo se andrà a parare lì o dall'altra parte. Non lo so. Ma ovvio. Ma non è detto. Vediamo. Non lo so. Vediamo se è originale. Che è appena si è appena confessato, ha appena detto che vuole la pinga. Dai. È vero, ma poi non è una cosa di, è cioè, di cui vergognarsi. Io venivo dalla parrocchia. È fissato con sta pinga. Lì è un peccato. Ma che è la pinga, ragazzi? È un pensiero impuro in Ho generale. Ho detto al prete esattamente, padre, mi perdoni
Io voglio la pinga. Non so come fai, mi sveglio la mattina, voglio la pinga. È vero. Ah, che bella pinga piena di vini. Non so come ha fatto a capire. Il pisello, vabbè. Mamma mia. Niente, quanto... Io speravo. Speravo in un cambiamento, una sorpresa. Invece, sempre l'andiamo a parare. Comunque, ok. Vabbè. Di nuovo. Questo mi sembra uno che è appena sta scoprendo, ecco, la pinga peruviana, uno nuovo, diciamo. Ah, vedi, tu sei un new entry, sì, sono nel mondo omosessuale. Un novizio, sì. Ha perfettamente ragione. Ce lo sta, ce lo sta. Iniziando ad apprendere, tipo un bicurioso. In prime pratiche sta così, a farmi le ossa, se così possiamo dire, ma più che ossa, diciamo. Più a fatte le spaccate. L'osso sacro, l'osso sacro, sì. Sì. Famiglia. E poi questo qua porco, con questi occhiali. Ma chi crede di essere questo qua? Oh, con questi occhiali, sembra Daddy Yankee. Dopo essere... Daddy Yankee, l'ho capito un secondo dopo. Daddy Yankee, il cantante. Ah, grazie. Quando non sta una gasolina. Ah, grazie, grazie. Gasolina. Vedi, con me è stato carino. Ma che mettevo a scopa pure a me? Fammi sentire. Vediamo. Mo butta il culo? Esatto, sì, Andiamo un po' se mo da pinga. Da un toro africano. Cosa? È stato chiavato da un toro. Ah, immaginario, invece è lì. Con me c'è un toro africano. A me se inchiappettano pure a me. Però a me è un toro africano. Ok, vabbè, comunque lui mi avete inchiappettato pure a me. Cioè, sono tutte categorie grevi di pornato. Secondo me in Gianluca c'è un grado di rispetto più alto, perché a noi mica ci ha anculato il toro africano. Comunque il toro africano è toro africano. Sì, perché nel mio caso lo schizzo in faccia, no? Quindi segno di superiorità. Io nabbo totale. Nabbo. Gianluca invece assistere proprio un atto sessuale. Sì, di passività, però comunque brutale. Ci vuole pure una certa tenuta. Certo, sei anche sopravvissuto, quindi... Sì. Minchia, lascio la scia come lumache da... per giorno, però... Però, vabbè, diciamo che mi ha aperto per strada, però ci siamo. Daddy Yankee dopo essere stato chiamato da un toro africano. Tutti i broccoli, mi sembra. E ovviamente non voglio giudicare, però... E non ha visto il chitano. Se vuole io. Può appirare un quadrato, sì, secondo me si ingrifa. Attendiamo chitano. Secondo me si ingrifa con il corchitano. Secondo te com'è che fa Marco quando ti vede, secondo te? Questo... me l'ero perso. Come se stesse per dare un bacino alla punta della pinga, cioè alla punta del cazzo. Ecco, quella è proprio la posizione perfetta. Vedi, ha visto le mie belle labbra carnose, gli è venuto in mente, capito, la punta di un cazzo che ci si poggia sopra. Ma le sa tutte le pratiche, pure. Siamo contenti che ti abbiamo regalato questo quarto d'ora di autoerotismo. Sì. Cioè, dobbiamo e stanno a venire in mente tutte queste cose. Vabbè, sono contento. Ognuno fa le sue pratiche. Per quello che ti dico, che in Perù si dice pinga. Luis, una cosa, vai più sciallo con le prese in giro, forse too much per Twitch. No, io sto tranquillo, non sto insultando nulla di grave. Ragazzi, ma cosa sto dicendo di male adesso? Poi ha levato il VOD, Ah sì, ovviamente, vabbè. Non lo diciamo perché sti cazzi comunque è bannabile una roba del genere, chiaramente, cioè, utilizzare... Bannabile. Utilizzare, diciamo, dei riferimenti all'omosessualità come insulto, ovviamente certo. Sì. Però, sti cazzi. Vabbè, ma neanche... Problemi suoi. Vabbè, io non ne manco vado a segnalare niente, no, non è che si parla di non questo. Dire, neanche ce la prendiamo. No, di che... No. Le storie di Instagram, davvero, Cerbero, farai una brutta fine, caro. Minacce! Ma come una brutta fine? Addirittura. E ce lo dici te? Chiamo Angelo? Addirittura. Chiama Angelo. Ecco. Vabbè, noi prenderemo appuntamenti. Lo, diciamo, no, ma ricorda, le live IRL... ricorda il classico tipo fastidioso, sì, come esatto. Donna Lee, però al netto di Donna Lee io credo che questo ragazzo non sia neanche un pelo della sua palla. Il che è tutto beh, dire. Certo. Sì, sì, era un mix di cose che cioè, qua tocchiamo un livello secondo me molto molto più basso, cioè proprio il nulla. Questo è il classico, a parte che... A me non me ne frega un cazzo di come parlava lui quando era ragazzino, quello che dice e quello che non dice. A me frega di vedere per la seconda volta un suo contenuto e mi ricorda la classica persona che si prova ad aprire un canale e fa tutte scelte sbagliate, quindi secondo me durerà poco. Sia banne o meno, è una persona che durerà poco. La classica scureggia.